Benvenuti nell'angolo creativo della Fata Tuttofare. Oggi vi mostro come realizzare questa semplicissima collana. Realizzeremo il cordoncino e tutta la parte di decorazione. Io ne ho create ben 3 versioni che poi vi mostrerò durante il video per darvi degli spunti dai quali spero possiate partire per realizzare il vostro progetto ideale. Questa è la versione in grigio, questa è la versione in azzurro, questa è la versione verde. A questo punto non ci resta che munirci di cristalli, cordini, filati vari e un uncinetto. Adesso vi spiego tutto l'occorrente per realizzare il nostro progetto. Si può senz'altro dire che questo è un progetto di riciclo creativo. Per realizzare infatti la nostra collana possiamo utilizzare tantissimi prodotti differenti. Sostanzialmente ci occorrerà un filato in cotone per poter lavorare i cristalli. In questa versione a 3 fili ne ho inseriti 75. Ho utilizzato 2 anelli che sono praticamente degli acchiappasogni da 3 cm ed ho utilizzato la licra per creare il cordoncino che va intorno al collo. Come primo passaggio andiamo a prendere il cotone e andiamo ad inserire, grazie ad un ago in fila cristalli, 75 cristalli al suo interno. A questi ho aggiunto anche 4 nappine o fiori in tessuto che potete sostituire con qualsiasi altro prodotto se volete creare una piccola variante sul tema. Una volta inseriti i cristalli, pensiamo al cordoncino. Per realizzarlo potrete scegliere un'infinità di prodotti differenti. Io in questo caso lo realizzo in licra, ma potranno andare bene anche tutti i cordoncini, i swan, i tie, per realizzare borse. Una volta realizzato il taglio, che è di 2,5 metri, vado a doppiare il mio filo. In questo modo ho le due estremità da un lato, nelle quali farò passare l'anello. Se non avete a disposizione gli acchiappasogni, potete rimediare con gli anelli in plastica, quelli che poi vanno rivestiti e possono essere comunque dei sostituti qualora non trovate gli anelli in metallo. Vi faccio vedere adesso una versione più, diciamo, basic di questa collana per farvi capire che una volta realizzato il cordoncino, le variazioni sul tema sono davvero infinite. Qui ho utilizzato il Sublime Luxe per realizzare il cordoncino. Con lo stesso sublime ho rivestito gli anelli e poi ho inserito delle pietre, come vedete, molto più grandi in legno per avere un effetto più shabby, più semplice, quindi ideale per una camicia in lino. Quindi, come vedete, questa è una possibile interpretazione delle tante che grazie a questa collana potrete rivisitare e reinterpretare. Quindi a questo punto vi faccio vedere come si realizza il cordoncino indipendentemente dal filato che voi andrete a scegliere. Quindi cosa dobbiamo fare? Allora, come vi ho detto, ho tagliato 2,5 metri e avrò al termine un cordoncino da 50 cm, quindi viene diviso 5. Divido in 2, quindi ripiego questo nastro e vado a prendere i miei acchiappasogni. Il primo andrà inserito al centro, quindi lo faccio passare in modo da posizionarlo all'estremità. Vedete? In questo modo io posso andare a realizzare i twist, cioè tutti i giri che serviranno per dare la forma al cordoncino. Una volta sistemato il nostro primo anello, andiamo a bloccare anche il secondo, facendolo passare attraverso entrambi i filati. Quindi questo è sistemato e lo teniamo fermo da un lato. Poi riappaiamo i 2 fili in questo modo e facciamo semplicemente passare l'anello attraverso tutte e 2 le estremità. In questo modo l'anello sarà libero di muoversi avanti e indietro, vedete? Nella nostra fettuccia. Quello che però serve è il concetto di quello che noi dobbiamo realizzare, perché ve ne riesco a mostrare soltanto una parte. Cosa facciamo adesso? Noi dobbiamo crearci un supporto, cioè trovarci un metodo per poter fare i nostri twist. Quindi, a meno che abbiamo qualcuno che ci regge le estremità, possiamo fare un nodino come questo, anche 2 se vogliamo, e andare ad agganciare il nodino sulla maniglia di una porta, che è la cosa più semplice da fare, oppure al pomello di una sedia. Quando voi avrete fatto il nodo intorno appunto alla maniglia della porta, avete un'estremità ferma. Questo anello va avanti e indietro, non vi preoccupa in questo momento, a voi serve il primo che abbiamo posizionato.
Quindi facciamo finta che io adesso ho agganciato questo nodo alla maniglia della porta. Cosa faccio? Prendo il primo anello che ho posizionato e comincio a fare tutti i twist, cioè tutti i giri necessari, perché ovviamente tutto il nastro adesso va irrigidito, quindi di giri ne andranno fatti diversi, fin quando appunto tutto il nastro per tutta la lunghezza non ottiene questo effetto. Infatti, quando poi voi vi fermate, ammettiamo di aver fatto questo lavoro per tutta la lunghezza, vedete? Si va a doppiare il lavoro. Adesso ve lo faccio vedere per bene. Facciamo così. Facciamo finta che io un'estremità l'ho appena attaccata alla maniglia della porta. Quindi prendo il primo anello e comincio a twistare. Giro, 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 giro finché tutto il filo si è arrotolato in questo modo, quindi si deve tutto irrigidire per tutta la lunghezza. Quando ritengo che il mio filo sia sufficientemente rigido, posiziono il secondo anello al centro e faccio questo. Riporto il primo anello verso il nodo, cioè verso la maniglia della porta. E voilà, vedete? L'anello che era libero rimane incastrato e tutto il filo si è arrotolato su se stesso e abbiamo in questo modo formato il cordoncino. Una volta che il primo anello è fermo, andiamo a fermare anche il secondo, quindi andiamo a togliere il nodo che avevamo ovviamente fatto per tenere fermo il filo sulla maniglia della porta e lo andiamo a ripassare, vedete, nel primo anello, quello che abbiamo utilizzato per fare i twist. Quindi nel frattempo io ho formato il mio cordoncino che da 2,5 metri è passato a circa 50 centimetri, come abbiamo detto, l'anello che inseriamo per secondo è quello che ho nella mano destra ed è già ben fermo. Invece il secondo anellino, quello che utilizziamo per fare i twist, va riportato, come detto, verso la maniglia della porta, in modo che possiamo fermare anche l'estremità del filo, perché una volta sciolto il nodino, come vedete, vi ritrovate questo pezzo di filo che adesso andiamo a fermare. Prendiamo un uncinetto, io adesso ho l'1,75, ma potete prendere tranquillamente un uncinetto più grande e io vado a passare, vedete, sotto il filo che si è arrotolato intorno all'anello e faccio ripassare le due codine, quelle cioè che ho utilizzato per fare il nodo intorno alla maniglia della porta. Estraggo attraverso questo punto, con l'uncinetto più grande ovviamente fatti prima. Faccio un nodo e faccio un fiocchetto per creare un altro elemento decorativo, cosa che invece nella variante grigia non ho fatto. Se non volete fare il fiocchetto, andate a ripassare di nuovo il filo nella lavorazione e fate un altro nodino, poi fate sparire i fili nella lavorazione stessa. Io invece faccio un nodo e un fiocchetto. Al termine di quest'ultimo passaggio, cominceremo ad inserire i cristalli. Prendo l'uncinetto 1,75 e comincio a lavorare i cristalli. Io cerco con diciamo la bigiotteria in generale di utilizzare degli uncinetti molto piccoli per tenere ben teso il filo e più chiuso il lavoro. Ovviamente il numero dell'uncinetto varierà anche in base al filato. Io sto utilizzando l'Iggy. A questo punto entriamo nel primo anello disponibile, come vedete ho già fatto il fiocchetto, entro dentro l'anello e vado ad eseguire un primo punto basso. Faccio un secondo punto e da questo poi avvio la mia lavorazione. Ho 75 cristalli in tutto. Allora, innanzitutto mi avvicino alle nappine che ho scelto di inserire per dare maggiore movimento, comunque per inserire un elemento in più. Questi accessori possono essere sostituiti con quello che avete a vostra disposizione. Vi faccio vedere come si inseriscono. Allora, bloccata la prima nappina, faccio una catenella di separazione e vado a bloccare la seconda. Basta semplicemente avvicinarla all'uncinetto, fare la catenella, quindi prendere e far passare il filo attraverso la catenella che è già sull'uncinetto. Fare una catenella di separazione e far passare la seconda nappina. In questo modo vengono leggermente distanziate. Se vi piace l'idea invece di avere le nappine più strette, quindi più ravvicinate, effetto bouquet, potete evitare la catenella di separazione oppure chiuderle tutte e quattro insieme con un passaggio unico. Quindi verificate se quello che avete fatto vi piace, diversamente evitate la catenella di separazione oppure chiudetele tutte e quattro insieme. Se non avete appunto, diciamo, questi fiorellini di tessuto, potete utilizzare un altro accessorio oppure cominciare direttamente dai cristalli.
A questo punto cominciamo. Io ho avvicinato 15 cristalli. Su tre fili lavorerò 15 cristalli nel primo filo, 25 nel secondo filo e 35 nel terzo, in modo che ogni filo abbia 10 cristalli in più rispetto al precedente, quindi si crei l'effetto degradé, quindi il primo filo più corto, il secondo un po' più lungo, il terzo più lungo ancora. Nella variante verde invece ho ottenuto 5 cristalli di differenza perché i fili erano di più. A questo punto cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle di separazione ed inseriamo il primo cristallo, quindi basta avvicinare e fare una catenella. Ne aggiungo 3 di separazione e quindi avvicino il secondo cristallo. Chiudo, bloccando il cristallo, faccio altre 3 catenelle di separazione per poi passare al cristallo successivo. In questo modo ne vado, come detto, ad inserire 15 nel primo filo. Nella variante verde invece sono partita con 10, nel secondo filo ne avevo 15, poi 20, poi 25. Qui, dove i fili sono meno, ho deciso di aumentare la distanza tra un filo e l'altro mettendo 10 cristalli in più in ogni filo. Come vedete c'è una distanza di circa 1,5 cm tra un cristallo e l'altro. Se vi piace un effetto di maggiore pienezza potete fare meno catenelle di separazione, così che insomma vi viene sicuramente più piena, oppure fate semplicemente più fili. Queste sono poi variazioni che potete apportare a vostro gusto in base al tipo di collana che volete fare. Io cerco sempre di abbinarle agli outfit in modo da avere delle collane ben studiate con gli abiti, con le maglie, eccetera. Quindi proseguo in questo modo facendo 3 catenelle di separazione e poi inserendo il cristallo successivo. Quindi lo avvicino, ho fatto un in più. Sì, allora faccio la mia ultima catenella, quindi sono 3, avvicino il cristallo, lo blocco, faccio altre 3 catenelle e procedo fin quando non ho inserito tutti e 15 i cristalli. Quando li avrete inseriti tutti, andiamo ad avvicinarci l'altro anello, quindi entriamo con il nostro uncinetto dentro l'anello stesso, ci blocchiamo con un punto basso, quindi ne facciamo un altro perché questo serve per bloccare il primo filo, mentre il secondo punto basso ci serve per avviare il filo successivo. Quindi, fatto il punto basso, ricarico 3 catenelle e ricomincio a lavorare i miei cristalli. Nel secondo filo sono 10 in più, quindi saranno 15 nel primo, adesso ne devo inserire 25 e poi saranno 35 nel filo seguente, e la procedura è sempre la stessa. Si blocca un cristallo, si fanno 3 catenelle di separazione, vedete, e si passa al cristallo successivo. Quando avrete inserito tutti i cristalli del secondo filo, andate a chiudervi sull'altro anello esternamente, quindi a sinistra rispetto ai fiorellini. Quindi entriamo con un punto basso che lavoriamo intorno all'anello e poi ne facciamo un altro in modo da poter avviare il terzo ed ultimo filo. Riparto con 3 catenelle e ricomincio dal primo cristallo. In questo terzo filo, come detto, sono 35, quindi sono 75 in tutto, per un totale di 3 fili. Inserito l'ultimo cristallo, vado a fare la chiusura e questa volta verso destra, quindi non facciamo accavallare i fili, ma facendo correttamente la chiusura facciamo in modo che una volta indossata la collana i 3 fili non restino comunque accavallati tra di loro. Quindi faccio un punto basso per chiudere, ne faccio un altro e poi con un punto bassissimo mi chiudo sul primo che ho realizzato. Tolgo l'uncinetto, ho già tagliato il filo dalla matassa, quindi vado a prendere un ago e vado a far sparire il filo di lavorazione. Io utilizzo un ago da lana, praticamente di quelli sottili senza punta, che utilizzo per far passare la codina del filo sotto i punti bassi che rivestono l'anello. Basteranno un paio di passate che andrò ad eseguire anche nell'altro anello dove c'è il filo di inizio lavoro, e in questo modo non avremo fili penzolanti.
Come vedete, quindi di collane ne ho realizzate tre, l'azzurra e la grigia sono uguali, quindi 75 cristalli, tre fili, mentre sicuramente nella variante verde, che tra un attimo mi vedrete indosso, qui ho fatto più filo, ho inserito più cristalli, più fiori, insomma, come sempre le interpretazioni sono molteplici e i materiali soprattutto da utilizzare sono i più vari, dal cotone alle fettucce, passando per i filati per borse. E ho cambiato outfit per farvi vedere quanto sono di fatto importanti gli accessori. Ricordate la borsa, questa appunto strega che avete già sul canale. Effettivamente potevo utilizzare anche l'aiuta per realizzare questa variante che ho pensato proprio su quest'abito. Un abito molto semplice, ampio, leggero, in cotone, però guardate quanto si valorizza con gli accessori giusti, quindi la borsa, la collana, piuttosto che un bracciale, una cintura. Sono tutti quegli elementi che noi aggiungiamo, che possiamo realizzare da noi per valorizzare i nostri outfit. In questo caso, per quello che riguarda la collana, non ho voluto utilizzare l'aiuta, l'avrei potuto tranquillamente fare, ma mi sono voluta tenere su dei toni un pochino più scuri. Quindi ho il cordoncino sulla parte superiore, quindi quello che utilizziamo normalmente per realizzare le nostre borse, e un filo in cotone per passare, diciamo, più comodamente nei cristalli. Oltre il cotone potete utilizzare anche le fettucce, molte di queste sono abbastanza sottili, come immagino l'alma piuttosto che il Bisco King, da poter passare comodamente nei cristalli, grazie anche alla sfumatura di alcuni filati. Darvi un elemento decorativo ancora più particolare, che è tanto più utile quando utilizzate cristalli molto colorati, comunque non in tinta unita, come altre proposte che vi ho mostrato. Quindi largo all'immaginazione e alla fantasia, studiate bene i vostri outfit e cercate con borse e accessori di valorizzarli al meglio per raccontare nel miglior modo possibile il vostro stile. Ed io, come sempre, nel salutarvi e nel ringraziarvi per avermi seguito, spero di avervi dato ancora una volta uno spunto creativo utile. Grazie per avermi seguito e alla prossima!